È il 9 luglio del 2018 e una TR-72 della Royal Air Maroc Express sta per atterrare all'aeroporto di Al Hoceima in Marocco. La visibilità è piuttosto scarsa e una fitta copertura nuvolosa impedisce ai piloti di avere un chiaro contatto visivo con la pista. Nonostante le più che impegnative condizioni di avvicinamento, l'equipaggio consciamente prende la decisione di ignorare le più importanti regole di sicurezza aeronautica e di buonsenso, e volando in maniera totalmente spregiudicata portano l'aereo a pochi secondi dal disastro. Su questo canale vi ho già raccontato diverse storie che sono avvenute per motivi davvero sconcertanti e al limite del surreale, ma fidatevi se vi dico che la vicenda del volo Royal Air Maroc Express 439 è letteralmente indescrivibile. È senza dubbio una delle vicende d'aviazione più strane e assurde che abbia mai sentito e sono sicuro che rimarrete davvero a bocca aperta. Prima di proseguire, come in ogni mio video, ci tengo a precisare di non essere un pilota o un esperto di alcun tipo, ma solo un grande appassionato d'aviazione desideroso di raccontare queste storie. E senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, allacciate le cinture e preparatevi per l'incredibile vicenda del volo Royal Air Maroc Express 439. Come annunciato dall'introduzione, è il 9 luglio del 2018 e ci troviamo all'aeroporto internazionale di Casablanca in Marocco. Nel primo pomeriggio una cinquantina di passeggeri stanno attendendo l'imbarco a bordo della TR-72 che quel giorno avrebbe operato il volo Royal Air Maroc Express 439 con destinazione l'aeroporto di Al Hoceima, sempre in Marocco. La Royal Air Maroc rappresenta la compagnia di bandiera marocchina, avente una flotta di circa 50 aerei, tra cui Boeing 737, 787 ed Embraer RJ-190. Principalmente per i voli domestici in Marocco e una serie di collegamenti con le città del sud della Spagna, la Royal Air Maroc fa affidamento sulla propria suddivisione regionale, ovvero la Royal Air Maroc Express. Attualmente la Royal Air Maroc Express possiede una flotta di appena 6 aerei, tutti appartenenti al medesimo tipo, ovvero la TR-72-600. La TR-72 è un aereo di linea regionale bimotore turboelica ad ala alta prodotto dal consorzio italo-francese ATR, acronimo che sta per l'appunto per aerei di trasporto regionale. Come da nome è progettato per accomodare 72 passeggeri ed ha un'autonomia pari a circa 1500 km. È in produzione dal 1988 e considerando le svariate configurazioni, varianti ed evoluzioni, attualmente ne sono stati realizzati più di 1000 esemplari. È stato e continua ad essere un grande successo per il gruppo ATR ed ha anche battuto in termini di vendite il suo principale rivale, ovvero il Bombardier Dash Q o Dash 8. Ora, so bene che per chi di voi è più appassionato d'aviazione il discorso che sto per fare è abbastanza inutile e scontato, ma ci tengo comunque a precisarlo. Spesso sento molti passeggeri o comunque persone che non conoscono bene l'ambito screditare anche pesantemente aerei di questo tipo, che in genere considerano vetusti, antiquati e poco sicuri qualsiasi aereo che non sia dotato di motori a reazione. Questo è un pensiero totalmente sbagliato, privo di fondamenti e lontano anni luce dalla realtà dei fatti. La TR-72, così come moltissimi aerei simili di questa categoria, sono dei veri e propri gioielli tecnologici e rendono possibili innumerevoli rotte che altrimenti sarebbero molto più complesse da operare. Grazie ai loro bassissimi consumi rispetto alle controparti dotate di motori a reazione e la loro straordinaria abilità di atterrare su piste molto corte, rendono possibili i collegamenti tra piccole isole o di operare su terreni molto complessi. Sicuramente non raggiungono grandi altitudini e soprattutto velocità, ma per quel che sono stati progettati sono davvero imbattibili. Ma al di là di questo discorso, l'aereo coinvolto nella vicenda di oggi era una TR-72-600 immatricolato come Charlie November, Charlie Oscar Hotel. Venne costruito e consegnato al Royal Air Maroc Express nel luglio del 2012, quindi all'epoca dei fatti aveva esattamente 6 anni di attività di volo alle spalle. A dirla tutta, quest'aereo era uno dei primissimi TR-72 della serie 600 ad essere mai stati prodotti. La principale innovazione della serie 600 di ATR-72 risiede nella cabina di pilotaggio completamente rivista e dotata di moderna avionica digitale all'avanguardia, il che ha rappresentato davvero una grande evoluzione rispetto ad esempio alla generazione 500 e il suo cockpit ibrido analogico digitale. Ma adesso è arrivato il momento di conoscere più da vicino l'equipaggio della storia di oggi. Il 61enne comandante aveva alle spalle 13.487 ore di volo totali, di cui solamente 193 sugli ATR-72.
Era divenuto comandante di ATR da poco tempo e in passato volava sui Boeing 737, sempre della Royal Air Maroc. Il 25enne primo ufficiale invece aveva alle spalle 1063 ore di volo totali, di cui 815 sugli ATR-72. Era decisamente più nuovo al volo rispetto al comandante, ma paradossalmente aveva più esperienza di quest'ultimo sugli aerei di questo tipo. Inoltre, con loro in cabina di pilotaggio era anche presente un allievo pilota di compagnia, che non aveva comunque alcun tipo di ruolo attivo nell'equipaggio, ma era lì solamente per osservare e imparare qualcosa sulle operazioni di volo. Ah, e sicuramente avrà davvero tantissimo da imparare da questi due grandissimi professionisti, ma non vi voglio anticipare troppo. Il 9 luglio 2018 l'equipaggio avrebbe operato i seguenti voli. Il primo sarebbe stato un volo da Casablanca ad Al Hoceima, per poi proseguire con una rotazione completa di andata e ritorno da Al Hoceima a Tangeri, per poi concludere la giornata operando il segmento di ritorno da Al Hoceima a Casablanca, all'aeroporto base di compagnia. Di questi quattro voli, solamente durante il primo, quindi la tratta da Casablanca ad Al Hoceima, il comandante sarebbe stato pilot flying, per i rimanenti tre il primo ufficiale avrebbe acquisito questo ruolo. Una volta terminato l'imbarco dei passeggeri, era tutto pronto per iniziare il primo di questi quattro voli. Vengono avviati i motori e presto la TR-72 inizia il rullaggio verso la pista per il decollo. I motori vengono impostati la potenza necessaria e in poco tempo l'aereo raggiunge la velocità di rotazione e inizia a prendere quota. Non troppo tempo dopo la TR-72 raggiunge la quota di crociera di 16.000 piedi, circa 4.800 metri, ricordiamo che questi non sono voli molto lunghi. Ad un certo punto, durante la fase di crociera, l'equipaggio si accorge di un particolare messaggio d'errore. Veniva infatti segnalato un malfunzionamento relativo al sistema EGPWS, o Enhanced Ground Proximity Warning System, il sistema che mette in guardia i piloti rispetto appunto all'eccessiva prossimità al suolo. Ora, questo non è un grandissimo problema durante questa fase del volo, l'aereo si trova a più di 5.000 metri da terra, e molto probabilmente è stato causato da una semplice scarsità di segnale satellitare che fornisce in tempo reale i dati relativi al terreno all'aereo. Ed infatti dopo circa 5 minuti questo messaggio è scomparso da solo e il sistema ha ripreso a funzionare. Risolto questo problema, era giunto il momento di predisporre l'avvicinamento all'aeroporto di Al Hoceima. Questo piccolo aeroporto, che in genere non vede più di un paio di voli al giorno, si trova in una posizione geografica piuttosto impegnativa per i piloti. Essendo pressoché interamente circondato da montagne e terreno irregolare, gli aerei vengono fatti atterrare esclusivamente sulla pista 1-7, quindi provenendo da nord e sorvolando il mare. Comandante e primo ufficiale concordano che quel giorno avrebbero eseguito un avvicinamento non di precisione di tipo AirNav alla pista 1-7. Ora, prima di proseguire oltre, è necessario rispolverare alcuni concetti che avevo precedentemente introdotto in altri video, come ad esempio nel caso del volo Lion Air 904. Quando parliamo di non precision approach, facciamo riferimento a un tipo di avvicinamento strumentale che non fornisce ai piloti indicazioni rispetto al discostamento verticale dal profilo di discesa dell'aereo. Per dirla in parole povere, i piloti, guardando la strumentazione di bordo, potranno rendersi conto se l'aereo si trova allineato o meno alla pista, ma non sapranno giudicare in maniera precisa l'altitudine rispetto al profilo di discesa corretto. Un avvicinamento di precisione, come l'ILS, che ho citato in moltissimi video, invece fornisce indicazioni tramite i famosi diamantini viola rispetto sia al profilo verticale che quello orizzontale. Ci sono però molti aeroporti nel mondo in cui non è pratico installare antenne ILS o risulterebbe troppo costoso per le autorità locali. Atterrare secondo un non precision approach però non significa atterrare alla cieca, infatti guardando le carte aeronautiche i piloti possono trovare tutte le indicazioni di cui hanno bisogno. Vi è infatti una tabella che riporta una serie di altitudini alle quali l'aereo deve trovarsi a date distanze dalla pista e un'altra che indica la velocità verticale da utilizzare in base alla velocità di avvicinamento che si sta mantenendo. L'avvicinamento di tipo AirNav differisce da altri non precision approach poiché invece di utilizzare dei radiofari provenienti da terra come guida orizzontale, utilizza una serie di punti rotta GPS. Quando si esegue un avvicinamento non di precisione, è molto importante impostare sull'aereo e tenere bene a mente la cosiddetta minimum descent altitude, ovvero la più bassa altitudine alla quale l'aereo può portarsi senza avere ancora contatto visivo con la pista. La MDA viene sempre riportata sulle carte aeronautiche e non è assolutamente consentito scendervi al di sotto se appunto non si riesce a vedere la pista. Anzi, a dire il vero, molti operatori impongono ai piloti di aggiungere 30, 40, 50 piedi a questa quota per cercare di aggiungere un ulteriore margine di sicurezza. Questo si fa poiché
principalmente in caso di riattaccata, per inerzia l'aereo continuerebbe per qualche secondo a scendere prima di iniziare a riacquisire quota. E quindi vi sarebbe il rischio che per qualche istante si potrebbe scendere al di sotto di questa altitudine. Se non si ottiene contatto visivo con la pista entro il cosiddetto missed approach point o punto di mancato avvicinamento, è necessario eseguire una riattaccata e appunto la procedura di mancato avvicinamento. Durante il volo Royal Air Maroc Express 439 però emerge presto un problema. Secondo il bollettino meteorologico dell'aeroporto di Al Hoceima era presente una copertura nuvolosa con base a 800 piedi, il che significa che il punto più basso delle nuvole si trovava appunto a 800 piedi di altitudine. Il problema stava nel fatto che la minimum descent altitude dell'avvicinamento di tipo Air Nav alla pista 17 era di 1030 piedi, quindi si trovava all'interno dello strato nuvoloso. L'equipaggio decide comunque di proseguire l'avvicinamento e verificare la situazione una volta effettivamente giunti alla MDA. Poco dopo l'aereo inizia la discesa e tutto sembra proseguire normalmente. Giunti in prossimità dell'aeroporto vengono abbassati i carrelli e flap e tutto sembrava pronto per l'atterraggio. Giunti alla MDA di 1030 piedi però il comandante non riusciva a vedere nulla. Esattamente come previsto l'aereo si trovava ancora in mezzo alle nuvole e non riuscivano chiaramente a vedere la pista. Per questo motivo a questo punto l'equipaggio avrebbe dovuto iniziare ad eseguire la riattaccata e la manovra di mancato avvicinamento. Tuttavia il comandante decide comunque di proseguire con l'atterraggio, una scelta totalmente insensata e contro le regole. Ma non finisce qui, poiché pochi secondi dopo il comandante aumenta il ritmo di discesa dell'aereo a meno 1000 piedi al minuto, ben oltre i valori suggeriti dalla tabella di riferimento. In maniera ancora più sorprendente, il primo ufficiale, che ricordiamo essere pilot monitoring durante questo volo, quindi avente il compito di monitorare appunto i vari parametri di volo dell'aereo, non dice nulla. L'aereo prosegue in questo modo la discesa e, giunto ad appena 60 piedi dal mare, circa 18 metri, si attiva il sistema GPWS. Sink rate. Pull up. Terrain. Pull up. In questo momento il comandante si rende conto che stavano per schiantarsi, aumenta la potenza dei motori e inizia a far recuperare quota all'aereo. Arriva addirittura a meno di 13 metri dal mare, davvero una situazione assurda. Ripeto, a questo punto era assolutamente obbligatorio eseguire la manovra di mancato avvicinamento, avevano completamente perso qualsiasi parametro di avvicinamento stabile. Eppure il comandante fa qualcosa che davvero mi lascia senza parole. Decide di portare l'aereo ad un'altitudine di 108 piedi dal mare, circa 33 metri, e in questo modo prosegue fino all'aeroporto. Pochi secondi dopo, l'ATR-72 atterra all'aeroporto di Al Hoceima, avendo appena eseguito un avvicinamento totalmente senza senso. Quel che aveva appena fatto l'equipaggio era di una gravità estrema, davvero hanno violato praticamente tutte le regole di un avvicinamento in sicurezza. Presto arrivano al gate e danno inizio le procedure per il volo successivo. Ora, solamente questo episodio sarebbe sufficientemente grave per avviare un'indagine e classificarlo come incidente serio, ma fidatevi, non è nulla in confronto a quello che sta per accadere. Una volta giunti a terra, dato che si era attivato durante il volo il sistema IGPWS, l'equipaggio avrebbe dovuto eseguire una serie di operazioni fondamentali. Innanzitutto avrebbero dovuto attivare l'interruttore di protezione o circuit breaker del cockpit voice recorder, ovvero il registratore delle voci di cabina. In questo modo avrebbero preservato il contenuto della registrazione, che sarebbe stato fondamentale ai fini dell'indagine. Inoltre, e ancora più importante, avrebbero dovuto segnalare questo episodio alla compagnia, che molto probabilmente gli avrebbe impedito di volare per effettuare i dovuti accertamenti. Come potete ben immaginare, però, l'equipaggio del volo 439 non effettua nessuna di queste operazioni ed anzi cercano di ignorare il più possibile la cosa. Poco più tardi le operazioni di preparazione al volo per Tangeri vengono completate e poco dopo l'aereo effettivamente decolla per il secondo volo della giornata dell'equipaggio. Durante il volo per Tangeri non accade nulla di particolarmente significativo e intorno alle 6 del pomeriggio l'aereo atterra all'aeroporto. Durante le operazioni di predisposizione al volo di ritorno verso Al Hoceima venne anche discussa la procedura di avvicinamento da seguire. Questa discussione solitamente avviene in volo poco prima di iniziare la discesa, ma data la brevissima durata del volo può tranquillamente essere svolta a terra. Innanzitutto viene presa la decisione di non eseguire più la manovra di tipo AirNav, bensì quella di tipo VOR-DME. Questa manovra, che rimane comunque un avvicinamento non di precisione, differisce dall'AirNav semplicemente dal fatto che come riferimento da terra non si utilizza il GPS, ma un
un radiofaro di tipo VOR. Tranquilli, se non capite questa parte non è molto importante per questo video. Ciò che importa realmente è che l'avvicinamento di tipo VOR permette una minimum descent altitude più bassa rispetto a quello AirNav. Infatti, guardando la carta di avvicinamento, notiamo che la MDA è di 760 piedi invece che di 1030. Questa decisione è totalmente comprensibile, anzi davvero ottima data la situazione. Stabilito questo, però, il comandante decide nuovamente di fare di testa propria e dice al primo ufficiale che in verità avrebbe potuto scendere tranquillamente oltre ed arrivare a 400 piedi di altitudine, proseguendo in questo modo fino al missed approach point. E solo se non avessero avuto contatto visivo con la pista al missed approach point avrebbero poi eseguito la manovra di mancato avvicinamento, ricordiamo a 400 piedi invece di 760. Davvero, tutto questo è paradossale. Hanno la corretta procedura di avvicinamento davanti a loro sulle cartine, eppure decidono comunque di violarla volontariamente. E già questo è incredibilmente fuori da ogni limite, ma a questo punto il primo ufficiale ha un'ulteriore proposta. Propone infatti di disattivare il sistema IGPWS, poiché a parole sue la sua attivazione in fase di avvicinamento era stata fuori luogo. Non sappiamo se magari quel momentaneo malfunzionamento che hanno avuto durante il primo volo magari lo ha intimorito in qualche modo, ma non è affatto una motivazione valida per disattivare un sistema così importante. Anzi, forse è stato proprio l'IGPWS a salvarli dal disastro del volo precedente. Il comandante ovviamente è d'accordo con questa proposta e inizia a consultare la minimum equipment list, ovvero la lista dei componenti essenziali che l'aereo deve avere operativi per un volo in sicurezza. Questo non è un uso corretto della minimum equipment list, non può essere usata per valutare quali sistemi disattivare, ma in caso di malfunzionamenti. Quindi, dopo aver preso queste decisioni, intorno alle 6:30 il volo Royal Air Maroc 439 lascia l'aeroporto di Tangeri con destinazione di nuovo all'Hoceima. L'aereo raggiunge la quota di crociera di 13.000 piedi, alla quale rimane solamente per 6 minuti prima di iniziare la discesa verso l'aeroporto. Ora, giusto per avere un riferimento, andiamo a vedere come dovrebbe essere operato un avvicinamento non di precisione secondo il manuale operativo della compagnia. Per ottenere le condizioni di avvicinamento stabile, secondo la compagnia, a 4 miglia nautiche dal final approach fix, ovvero il punto al quale inizia la discesa finale dell'aereo, vengono impostati i flap a 15 gradi. Poco dopo, in relativamente rapida successione, vengono abbassati i carrelli, impostati i flap a 30 gradi, impostata la velocità di avvicinamento corretta e l'altitudine di go around, ovvero l'altitudine alla quale per l'appunto l'aereo deve portarsi in caso di riattaccata, che è sempre utile avere già precaricata all'interno degli automatismi dell'aereo. A 0,3 miglia nautiche prima del final approach fix viene impostata la velocità verticale da mantenere durante l'avvicinamento. Questo viene fatto con un leggero anticipo rispetto al final approach fix, semplicemente per anticipare appunto l'inerzia dell'aereo. A questo punto è importante raggiungere le condizioni stabili entro i 1000 piedi da terra in caso di nuvole o visibilità scarsa. Se le condizioni meteorologiche sono migliori, è possibile raggiungere le condizioni stabili entro 500 piedi piuttosto che 1000. Si può quindi procedere alla minimum descent altitude ed effettuare le opportune valutazioni. E quindi, ripeto, in caso di assenza di contatto visivo con la pista è necessario annullare l'avvicinamento. Ma adesso torniamo a bordo del volo 439. Pochi minuti dopo ha inizio la discesa verso l'aeroporto. Durante la discesa verso l'Hoceima, il comandante si rende conto che le condizioni meteorologiche erano ulteriormente peggiorate. La visibilità era calata a 4.000 metri, ma soprattutto le nuvole adesso avevano base a 600 piedi e non a 800. E ricordiamo che la minimum descent altitude era di 760 piedi e che quindi si trovavano esattamente nella stessa condizione di prima. A 4.500 piedi, il comandante effettivamente, come concordato precedentemente, disabilita il sistema IGPWS. L'aereo viene stabilizzato a 2100 piedi di quota e proseguono in questo modo fino al final approach fix. A dire il vero, il comandante nota che l'aereo era leggermente veloce rispetto a quanto sarebbero dovuti essere. Poco dopo vengono impostati i flap a 15 e abbassato il carrello d'atterraggio. Adesso ricordate quanto detto prima, a questo punto sarebbe importante impostare l'altitudine di go around, che in questo caso era di 3000 piedi, come indicato sulle
cartine. Ma a questo punto il comandante chiede al primo ufficiale di impostare 400 piedi invece di 3000, come da loro concordato all'aeroporto di Tangeri. Ma siamo solamente all'inizio, poiché una volta raggiunto il final approach fix, il comandante chiede al primo ufficiale di aumentare sensibilmente il ritmo di discesa dell'aereo. Sempre guardando le carte possiamo notare che avrebbero dovuto mantenere una velocità verticale di circa meno 600-700 piedi al minuto. Il primo ufficiale invece decide di impostare meno 1800 piedi, praticamente il triplo di quanto necessario. Se poco prima erano preoccupati di mancare il corretto profilo verticale, adesso ne erano scesi ben al di sotto. L'aereo non aveva affatto i criteri di avvicinamento stabile, non avevano impostato i flap a 30 gradi come avrebbero dovuto, la velocità era elevata, circa 150 nodi piuttosto che intorno ai 120, e insomma tutto era davvero fuori luogo. Questo sarebbe stato il momento ideale per iniziare la riattaccata, ma ovviamente l'equipaggio decide di proseguire oltre. A 800 piedi di quota vengono impostati i flap a 30 gradi. Pochi secondi più tardi il pilota automatico entra in modalità di acquisizione dell'altitudine, o Alt Star sulla TR-72. Questo poiché l'aereo si stava avvicinando ai 400 piedi di quota che erano stati precedentemente impostati, e quindi l'autopilota avrebbe gradualmente rallentato il ritmo di discesa per iniziare a mantenerli. Immediatamente il primo ufficiale, che non voleva che l'aereo si stabilizzasse a 400 piedi, imposta un'altitudine maggiore di 9400 piedi. Questo è un valore completamente casuale che non ha alcun tipo di significato particolare, semplicemente ha impostato qualcosa di più elevato così che l'aereo uscisse dalla modalità All Star. Giunti a 300 piedi dal mare, circa 90 metri, il primo ufficiale inizia a manifestare le sue incertezze. Rivolgendosi al comandante dice: "Questo non è normale", seguito da: "Adesso lo prendo in manuale". Riduce il ritmo di discesa da meno 1800 piedi al minuto a meno 1400 e simultaneamente inizia a tirare la cloche verso di sé. Il comandante invece, resosi conto della reazione del collega, inizia a spingere la cloche in avanti. E dato che egli stava esercitando una maggiore forza rispetto al primo ufficiale, l'aereo prosegue la sua discesa. Ed è solo una volta giunti a meno di 10 metri dal mare che il primo ufficiale inizia ad aumentare la potenza dei motori. Ormai però era troppo tardi e la TR-72 impatta la superficie del mare con i carrelli posteriori e parte della fusoliera. L'impatto è tremendamente violento, viene infatti registrata un'accelerazione pari a 3,2 g. L'aereo però rimbalza sull'acqua e pochi secondi dopo impatta nuovamente la superficie del mare. Il secondo impatto è ancora più violento e vengono sfiorati 4G. Sorprendentemente però questa storia non finisce qui, poiché infatti l'aereo incredibilmente riesce nuovamente a prendere quota. Il volo Royal Air Maroc Express 439 aveva appena resistito ad un doppio impatto contro la superficie del mare, davvero contro le peggiori delle aspettative. Finalmente, dopo innumerevoli occasioni, l'equipaggio esegue il go around e la manovra di mancato avvicinamento. I piloti sono alquanto sconvolti da quanto appena accaduto, e questo stupore si nota soprattutto nelle azioni del comandante. Durante un normale go around verrebbero impostati i flap a 15 gradi, mentre probabilmente in preda al panico il comandante li ha portati direttamente nella loro posizione retratta. Questo è molto rischioso, si potrebbe facilmente incorrere in uno stallo aerodinamico in questo modo. Per fortuna però l'aereo riesce effettivamente a riacquisire altitudine. Più tardi l'equipaggio decide di dirigersi verso l'aeroporto di Nador, dove le condizioni meteorologiche erano effettivamente migliori piuttosto che ritentare nuovamente l'avvicinamento dall'Oseima. Per fortuna, intorno alle 7 di sera, il volo Royal Air Maroc 439 atterra all'aeroporto di Nador. Tutti i 54 passeggeri e i 5 membri dell'equipaggio atterrano sani e salvi e presto lasciano l'aereo. A dirla tutta però c'è ancora un ulteriore dettaglio che lascia ancora più sbalorditi. Quando il personale di terra ispeziona l'aereo, si trova davanti a una situazione davvero assurda, con grossi fori e pezzi mancanti. E come spiegazione di quanto accaduto sul rapporto richiesto al comandante, egli indicò come causa un bird strike. Ma certo, ovviamente è un bird strike. Cos'altro può essere? L'indagine, che ovviamente è stata aperta in seguito a questo incidente, non ha potuto far altro che raccomandare migliori procedure e addestramento di compagnia per Royal Air Maroc. Questa situazione lascia davvero senza parole. I piloti hanno violato praticamente
tutte le regole conosciute. Prima che me lo chiediate, come avete fatto spesso in altri miei video, no, non si sa nulla su questi piloti, né chi sono e né che provvedimenti sono stati presi nei loro confronti. Per realizzare questi video mi baso praticamente sempre sui rapporti di inchiesta che vengono redatti in seguito alle indagini e queste questioni non vengono praticamente mai affrontate. Non sono questioni che interessano l'indagine, che è di natura puramente tecnica, sono cose che riguardano principalmente la compagnia. Perlomeno l'aereo coinvolto è stato effettivamente riparato e oggi è tornato a volare regolarmente. Questo è tutto quel che ho da dire sul volo Royal Air Maroc Express 439. Questa storia è davvero incredibile, io non so neanche bene cosa dire a questo punto. Per fortuna, storie di incompetenza davvero così grave sono veramente poche. E come detto nel mio video precedente, nonostante sia un caso molto poco noto, è fondamentale parlarne e comprenderne a fondo le cause. Credo che questo sia un caso che pone particolarmente l'attenzione sugli effetti che la fretta e l'ansia generata da situazioni particolarmente inusuali possono porre sui piloti. Per questo motivo è fondamentale sottolineare l'importanza che i corsi di Crew Resource Management hanno nella formazione dei piloti, che li prepara adeguatamente ad affrontare questo tipo di situazioni, ma soprattutto a distribuire equamente i compiti all'interno della cabina di pilotaggio e dare ascolto a tutte le opinioni. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che pubblico. Noi ci rivediamo al prossimo video.